ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il veliero Amerigo Vespucci, dopo le visite del 2016 e 2019, torna maestoso nella città dorica. La bellissima nave scuola della Marina Militare, attraccata nel porto di Ancona, ormeggiata alla banchina San Francesco, rappresenta l'Italia nel mondo. In tantissimi sono arrivati da ogni parte della regione e non solo, per poterla ammirare, facendo file interminabili. Nave Vespucci è l'unità più anziana in servizio alla Marina Militare, quindi per noi è un simbolo, ma non solo per la Marina, ma per tutta l'Italia. Rappresenta sicuramente un'eccellenza del Made in Italy e noi siamo degli ambasciatori. La nave è un'ambasciatrice galleggiante che porta per il mondo appunto il nostro savoir-faire in tutti i porti che tocchiamo. In particolare per l'Accademia Navale questa nave è fondamentale perché svolge il compito di nave scuola per gli allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno, che al termine del loro primo anno di studi arrivano qui e danno il loro primo incontro con il mare e con la vita di bordo, che sarà poi la loro vita per tutta la loro carriera. In mostra nella banchina antistante a fare ecco la bella signora dei mari, vi erano parcheggiate alcune auto d'epoca dei club marchigiani, in particolare una Fiat 524L, coetanea della Vespucci, datata 1931. Due incredibili manufatti italiani capaci di attraversare epoche mantenendo invariata la loro bellezza. Chi l'ha costruita ha fatto una magia, perché questa nave qui, come ci hanno detto in più occasioni, è davvero la più bella del mondo, riesce a tenere insieme sia la tradizione che la modernità. Com'è vivere a bordo dell'Amerigo Vespucci? È un po' un sogno, sembra di vivere in un'altra epoca. Tutto quello che vedete qui intorno risale a un'altra epoca, anche quello che è più moderno in realtà si rifà al passato e sembra proprio di tornare indietro nel tempo quando viviamo qui. Poi siamo in tanti ed si crea una seconda famiglia. Per me questa è una casa con un'altra famiglia oltre a quella che ho. Quali sono gli impegni dell'Amerigo Vespucci nei prossimi mesi? Andremo a Durazzo, dove saremo dal 16 al 19, per poi attraversare tutta l'Italia e arrivare a Livorno il 27, il 4 saremo a Genova e poi il 9 rientreremo alla Spezia per la tradizionale sosta lavori invernale. Sì, durante l'inverno la nave si ferma per le necessarie manutenzioni. La vedete così bella perché chiaramente, come una vecchia signora, ha bisogno di tantissime cure. Quali sono i numeri di questa nave? Questa nave è lunga 101 metri ed è alta 54 sull'albero di maestra, che è proprio l'albero più alto. Abbiamo tre alberi: l'albero di maestra, l'albero di mezzana e l'albero di trinchetto, più l'albero di bonpresso, che è un albero orizzontale che abbiamo a prua. Per darvi qualche dato tecnico sull'equipaggio, noi siamo 264, di cui circa il 20% siamo donne. E quando imbarchiamo gli allievi durante l'estate arriviamo a circa 400 persone. Questa nave qui è stata costruita nel 31, è la più anziana in servizio alla Marina Militare, ma nonostante ciò è sempre molto attiva. Continuiamo a navigare tutta l'estate, tutte le estati. E per darvi un'idea, questa nave ha fatto 800.000 miglia nautiche circa nella sua storia, che corrispondono a più o meno 37 volte il giro dell'equatore.